sulle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Avverto che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto e che il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere per non più di 3 minuti. Successivamente l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto di replica. L'onorevole Orlando ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sugli impegni reciprocamente assunti tra Governo e Stellantis, in particolare rispetto alla produzione di autovetture in Italia. Prego, onorevole Orlando. Sì, grazie Presidente. Io normalmente evito di fare interrogazioni quando le notizie e le questioni che vengono all'ordine del giorno sono sufficientemente chiare sulla stampa o sugli strumenti che abbiamo per farci un'idea rispetto ai fenomeni. In questo caso, diciamo, leggendo la stampa, in verità la mia contezza della situazione si è progressivamente ridotta, per una ragione molto semplice. Noi abbiamo ascoltato il ministro Urso, che ha più volte indicato l'obiettivo di 1 milione di veicoli riprodotti nel nostro paese, parliamo di Stellantis. Rispetto a questo obiettivo, i numeri che emergono effettivamente facendo la somma dei programmi che Stellantis ha indicato nei diversi stabilimenti italiani non tornano. A questo punto noi chiediamo esattamente se quell'obiettivo sia ancora in campo. Abbiamo sentito anche dire al ministro Urso che vi è la necessità di una seconda casa produttrice nel nostro paese, quasi come se implicitamente questo obiettivo non fosse più perseguibile, e soprattutto quali sono stati gli impegni che Stellantis ha formalmente assunto e quali sono stati gli impegni che il governo ha assunto nei confronti di Stellantis per il raggiungimento di questi obiettivi, o quali sono gli elementi di pressione che il governo intende mettere in campo perché questo obiettivo sia confermato. Prego, onorevole Bitonci. Grazie Presidente, grazie onorevole Orlando per l'interrogazione. Come noto, il governo sta supportando il settore automotive in Italia e vuole che il Paese torni a essere centrale nei piani di sviluppo del gruppo Stellantis, ma in un contesto molto chiaro. La produzione dei veicoli deve aumentare e raggiungere almeno 1 milione di unità anno. Così devono essere maggiormente valorizzati e integrati i nostri centri di ingegneria e sviluppo. Per il raggiungimento di questi obiettivi, il governo dispone del fondo automotive, che è una dotazione iniziale di 8,7 miliardi di euro, istituito nello stato di previsione del MIMIT per il periodo 22-2030. Attualmente le risorse residue del citato fondo ammontano a circa 6 miliardi. È opportuno sottolineare che le risorse sono utilizzate da un lato per stimolare in generale la domanda di veicoli a basse emissioni inquinanti tramite contributi statali all'acquisto e dall'altro per supportare la produzione dell'intera filiera automotive nazionale tramite strumenti agevolativi quali i contratti di sviluppo e gli accordi per l'innovazione, entrambi di competenza del MIMIT. Sempre con riferimento alle agevolazioni, si precisa che il piano Transizione 5.0 introduce un credito d'imposta fruibile da tutte le imprese, a fronte di un progetto green che comporti un significativo risparmio energetico a livello di impresa e di processo produttivo. Nel dettaglio il 3% per quanto riguarda il risparmio energetico a livello di impresa e il 5% per quanto riguarda il livello del processo produttivo. Inoltre tengo a ribadire che il 6 dicembre scorso è stato costituito un tavolo di lavoro coordinato dal MIMIT e partecipato da Stellantis, dalle organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico e dalle 7 regioni che sono sedi di stabilimenti produttivi di Stellantis e di Anfia. Obiettivo di questo tavolo di sistema è giungere a un accordo di sviluppo con il gruppo e tutti gli attori del settore automotive italiano per l'aumento dei livelli produttivi negli stabilimenti italiani, il consolidamento dei centri di ingegneria e ricerca, maggiori investimenti su modelli innovativi, la riqualificazione delle competenze dei lavoratori e il sostegno alla riconversione della filiera della componentistica. L'interlocuzione tra il Ministero e Stellantis
ha permesso di chiarire l'intendimento del Governo di agevolare con nuove risorse la progettualità produttiva e di ricerca e di sviluppo del gruppo soltanto a fronte di precisi impegni in termini di incremento dei livelli produttivi degli stabilimenti e conseguentemente di riqualificazione e impiego dei lavoratori. Al contempo si ribadisce in questa sede che il Governo sta lavorando per attirare almeno un secondo costruttore automobilistico in Italia. Sono in corso interlocuzioni con diversi soggetti imprenditoriali ed è stata costituita una task force dedicata che opera congiuntamente al Comitato di Attrazione per gli Investimenti Esteri. Da ultimo si ricorda che è convocato per domani, parteciperò anch'io, presso il MIMIT, il tavolo automotive, con all'ordine del giorno la presentazione dei contenuti del DPCM di rimodulazione degli incentivi per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni inquinanti, l'ecobonus, nonché lo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro previsti proprio dal tavolo Stellantis dedicati al mercato, alla competitività, alla componentistica, al lavoro e alla ricerca e sviluppo. Onorevole Orlando. Ma io mi ritengo soddisfatto perché diciamo lo scopo della interrogazione era capire se eravamo arrivati a 1 milione di automezzi prodotti e mi pare che lei ci abbia risposto che no, che siamo molto lontani da questo obiettivo e quindi da questo punto di vista devo dire che seppure in modo un po' tortuoso ha dato la risposta rispetto alla domanda che noi avevamo posto. La questione che però diciamo mi lascia un po' perplesso in questa risposta che ripeto è stata sufficientemente chiara è diciamo continuare a far gravare soltanto sul tema incentivi un rapporto di causa-effetto con la condotta di Stellantis, perché Stellantis sta andando anche in posti dove gli incentivi non ci sono, sta anche indicando ad alcuni fornitori l'opportunità di trasferirsi in altri paesi. Il fatto di far gravare così, di mettere al centro e a fuoco soltanto il tema di quello che fa lo Stato perché Stellantis raggiunga quel 1 milione di pezzi prodotti è diciamo così in netta contrapposizione alla, va di moda dire così, alla postura che la Presidente del Consiglio recentemente ha assunto pubblicamente nei confronti di Stellantis. Mi sembra diciamo così che si evidenzi in questo caso una forma di implicita subalternità che è diversa dalle dichiarazioni che si rendono in conferenza stampa. Questo naturalmente non posso metterglielo in conto a lei, signor sottosegretario, che ripeto ringrazio nuovamente perché ci ha detto che quell'obiettivo che il ministro Urso ha indicato è ancora molto lontano e forse non saremo in grado di raggiungerlo. Grazie. Siamo alla successiva. L'onorevole D'Alessio ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sulla convocazione di un nuovo tavolo di confronto con Fibre Ottiche Sud SRL a fine di rilanciare la produzione di cavi in uno stabilimento di Battipaglia. Prego. Grazie Presidente. La FOS Fibre Ottiche Sud con sede a Battipaglia è un'azienda di circa 300 dipendenti facente capo al gruppo Prysmian, leader mondiale nella produzione di cavi e accessori per l'energia e telecomunicazioni. Durante il periodo pandemico il gruppo ha deciso di annullare un investimento già programmato volto a aumentare la produzione dello stabilimento italiano e investire invece in Francia, laddove i bandi per l'infrastrutturazione richiedono particolari specifiche tecniche e standard di qualità favorendo il prodotto locale. Il PNRR ha previsto oltre 6 miliardi di euro per le reti ultraveloci, ma i relativi bandi non hanno previsto alcuna specifica dell'infrastruttura, finendo in tal modo per non tutelare le eccellenze nazionali come nel caso di FOS. Pochi mesi fa la FOS ha risolto tutti i contratti dei lavoratori in somministrazione e ha definito 16 settimane di cassa integrazione. Però nel tavolo istituito lo scorso luglio si è mostrata disponibile a essere parte attiva nei progetti PNRR, invitando il governo a seguire l'esempio francese nella redazione dei bandi. Ci si chiede se al fine di rilanciare la produzione dello stabilimento di Battipaglia si intenda convocare un nuovo tavolo sulla situazione FOS dando priorità alle produzioni nazionali. Grazie. Prego, onorevole Bitonci. Grazie Presidente, grazie onorevole D'Alessio. Come ricordato, la società Fibre Ottiche Sud
del gruppo Prismian è specializzata nella produzione di cavi per i settori dell'energia e delle telecomunicazioni, fibre ottiche per la rete digitale. Per quello che attiene all'individuazione degli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi PNRR per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, la legge numero 10/2023 assegna tale compito all'autorità per le garanzie della comunicazione AGCOM, al fine di assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività. L'AGCOM ha effettuato una consultazione pubblica alla quale ha risposto anche la Prismian. È stato poi convocato dalla stessa AGCOM il tavolo tecnico citato dagli onorevoli interroganti, al fine di analizzare congiuntamente la proposta per l'identificazione degli standard tecnici da utilizzare nella realizzazione dell'infrastruttura di rete di fibra ottica. Al citato tavolo partecipano gli operatori, i produttori di cavi in fibra ottica e il soggetto attuatore della strategia nazionale per la banda ultralarga. Per quello che riguarda specificatamente la società Fibre Ottiche Sud, sentiti gli uffici competenti del MIMIT, si rappresenta che ci sono costanti contatti con l'azienda, le organizzazioni sindacali e tutte le parti coinvolte per individuare ogni soluzione possibile per salvaguardare le attività imprenditoriali e l'occupazione dello stabilimento FOS di Battipaglia. Proprio questa mattina il Ministro ha incontrato a Palazzo Piacentini una rappresentanza dei vertici dell'azienda. In esito all'incontro è stato convocato presso il MIMIT Ministero un tavolo per il 15 febbraio alle ore 11. Prego, se vuol rispondere. Grazie, abbastanza confortante, decisamente. Sapevamo ovviamente del tavolo tecnico dell'AGCOM, ma anche alla luce di questo avevamo svolto questa interrogazione. Noi ci auguriamo che ci sia un seguito, come sembra esserci. A volte la politica insegue dibattiti, scambi di opinione anche interessanti, altre volte le decisioni devono essere rapide e possono avere effetti salvifici o devastanti naturalmente sulle persone, sulle famiglie. Sono 300 i lavoratori in un territorio già purtroppo penalizzato per mille ragioni, che vanno da un tessuto economico impoverito a infrastrutture carenti. 300 lavoratori sono una enormità con una ricaduta davvero significativa su quella comunità, e quindi siamo contenti se ovviamente il governo interverrà con misure immediate ed energiche che abbiano subito una ricaduta sui posti di lavoro e sulla tutela delle famiglie. Continueremo con grande attenzione a seguire la vicenda, intanto ringraziamo. Bene, passiamo alla prossima interrogazione. L'onorevole Pavanelli ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sul rafforzamento delle misure a sostegno di innovazioni per i settori produttivi. Prego. Sì, grazie Presidente. Il 23 gennaio scorso il Senato ha approvato in prima lettura le disposizioni per l'attivazione dell'autonomia differenziata. All'articolo 116 della Costituzione prevede che ciascuna regione possa chiedere l'attribuzione di competenze che include i settori produttivi. Comprende ovviamente per tali settori quali i crediti di imposta per l'innovazione produttiva, il design, l'ideazione estetica ed altro. E pertanto stiamo a chiedere ovviamente qui, perché di fatto comporterà la definizione dei LEP anche per questo ambito, e una complessa riorganizzazione del Ministero in termini di risorse umane ed economiche per far fronte a questo grande cambiamento. Si richiede se non ritiene cruciale potenziare le misure destinate al sostegno dell'innovazione per i settori produttivi come da premessa. Grazie. Bene. Prego, onorevole Bitonci. Grazie Presidente, onorevole Pavanelli. Come è stato ricordato, il 23 gennaio 2024 è stato approvato in prima lettura il DDL Autonomia Differenziata, proposto dal Ministro Calderoli. Il disegno di legge in parola mira a decentralizzare il potere decisionale dello Stato, dando su determinati ambiti di materie forme di autonomia alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il DDL chiarisce che l'assegnazione di funzioni relative a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardanti materie o ambiti di essa legati a diritti civili e sociali
garantiti su tutto il territorio nazionale è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP relativi a tali diritti, ossia standard dei servizi che devono essere garantiti in tutte le regioni, in estrema sintesi. Orbene, secondo gli onorevoli interroganti, tra gli ambiti di materia potenzialmente interessati al provvedimento rientrerebbero le misure di sostegno all'innovazione dei settori produttivi, tra cui il credito d'imposta, ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, il design e l'ideazione estetica. Fatto salvo che, questo ovviamente lo dico fuori dal testo, con poi tutto quello che sarà ovviamente il punto centrale, la determinazione dei LEP, deve susseguire un altro punto fondamentale che sono le intese, cioè dipende poi dalle intese, essendo un meccanismo che ovviamente porta poi a questa contrattazione che ci sarà tra lo Stato centrale e le regioni sulle materie che possono o non possono essere richieste attraverso le intese. Nella sua versione attuale, il citato credito d'imposta ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, design e ideazione estetica. A riguardo informo che il MIMIT ha adottato rilevanti misure finalizzate al potenziamento della ricerca e dell'innovazione tecnologica tramite l'istituzione di un albo dei certificatori del credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design, nonché tramite la prossima definizione del credito d'imposta transizione 5.0 connesso alla transizione ecologica e digitale che verrà parzialmente presentato domani, ma nelle prossime, anche nel prossimo Consiglio dei Ministri. Pertanto, con riferimento al quesito posto, informo che si sta attentamente seguendo l'iter parlamentare in corso. Il filo conduttore dell'impianto normativo è quello di condividere con il Parlamento le decisioni più importanti, sia affidando a una legge ordinaria il compito di attuare in via generale disposizioni costituzionali sull'autonomia differenziata, che poi in fase di approvazione parlamentare delle singole, come richiamavo prima, intese con le regioni. Pertanto sarà soprattutto a valle dell'approvazione dell'autonomia differenziata, ossia attraverso l'intesa con le regioni, che dovranno essere considerate le possibili differenziazioni di funzioni e concretamente valutate le singole eventuali richieste da parte delle regioni di attribuzione di competenze sul tema e le conseguenze sul piano economico ed organizzativo. Resta fermo che in tali casi troveranno senz'altro applicazione i principi stabiliti dalla legge in ordine al trasferimento dallo Stato alle regioni interessate. In particolare l'articolo 5 del disegno di legge rimette all'intesa i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte delle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come richiamato nel dettato costituzionale. Tali risorse poi vengono determinate con DPCM su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Ministri competenti, su impulso di una commissione paritetica, che è quella Stato-Regione Autonomie Locali, disciplinata dall'intesa medesima. Onorevole Pavanelli. Sì, grazie Presidente. Io la ringrazio per la risposta, anche se mi sembra non del tutto chiaro al Governo o comunque al Ministero che lei rappresenta cosa succederà con l'attuazione di questo decreto sull'autonomia differenziata, dove vorrei ricordare che all'articolo 117 è chiaramente specificato che include il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, non lo invento io ma è proprio scritto nero su bianco, pertanto sicuramente andrà ad incidere, pertanto sicuramente ci sarà anche qui una diversificazione tra regioni considerando le
diciamo, le facoltà economiche di ogni regione di poter investire in innovazione. Ovviamente questo riguarda l'innovazione tecnologica, l'innovazione ecologica, come lei ha citato, di cui vi state occupando e come ha preannunciato che saranno i prossimi disposizioni di questo governo. Ovviamente riguarda anche le infrastrutture del digitale piuttosto che altri tipi di infrastrutture, pertanto io ho voluto fare questa interrogazione più che altro per far sì che anche il suo ministero sia a conoscenza di questa problematica verso la quale il mi scusi perché è importante che lei ascolti questa parte, cioè è fondamentale che il governo e ogni ministero sia a conoscenza e abbia la consapevolezza di che cosa comporterà questo grande cambiamento a livello nazionale e a livello locale, perché si va letteralmente a distruggere quello che chiamiamo tutti il sistema paese, quello che anche il ministero che lei rappresenta del Made in Italy vorrebbe poter portare avanti e che invece con questo decreto del ministro Calderoli in realtà andremo ovviamente a distruggere. Grazie. Alla prossima interrogazione, l'onorevole Cavo ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sull'iniziativa a tutelare dei livelli produttivi Sanac S.p.A. Grazie Presidente. Ho già presentato altre interrogazioni su Sanac, ma è diventato importante rifarla ora. Ricordo che Sanac è un'azienda che si occupa, produce materiali refrattari fondamentali per i processi di produzione di acciaio, attualmente controllata dal MIMIT in amministrazione straordinaria con gestione commissariale e vanta crediti per 23 milioni di euro nei confronti di Acciaierie Italia, a sua volta partecipata dallo Stato attraverso Invitalia. Questa è la situazione. Acciaierie Italia che si è rifiutata di continuare a rifornirsi presso Sanac, mettendola quindi chiaramente in crisi perché rappresentava Acciaierie Italia praticamente il 60% delle commesse. Questo è il pregresso. Chiaramente siamo al bivio e siamo in un momento importantissimo per quella che è l'evoluzione delle scelte su Acciaierie Italia, chiaramente da parte dello Stato, e perché siamo alla chiusura sostanzialmente del quarto e ultimo bando per la vendita di Sanac. Notizie stampa dicono della manifestazione di interesse di un gruppo, Beltrame Group. I sindacati ovviamente guardano fiduciosi sia a questa possibilità, chiedono un incontro con i commissari, sia chiaramente a entrare nell'indotto e della vicenda dell'indotto di Acciaierie. Noi chiediamo, io chiedo, quali azioni di competenza intenda mettere in campo questo Ministero, anche in virtù delle nuove scelte adottate in merito ad Acciaierie Italia, per tutelare la situazione occupazionale, le commesse e i livelli produttivi della società, anche indicando se sia effettivamente pervenuta almeno una manifestazione di interesse valutata aventi i requisiti per l'acquisizione di Sanac. Grazie. Prego, onorevole Bitonci. Grazie Presidente, grazie onorevole Cavo. Con riferimento al quesito posto dall'onorevole Cavo, rappresento che il 6 novembre scorso i commissari straordinari di Sanac hanno pubblicato un invito, quarto bando di vendita, a manifestare l'interesse per il gruppo, con un termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 10 gennaio 2024. Sul punto si conferma che è pervenuta la manifestazione di interesse di una società per l'acquisto dei quattro complessi aziendali facenti capo alla Sanac. Conseguentemente, previa autorizzazione dei competenti uffici del MIMIT, si aprirà una procedura propedeutica all'eventuale presentazione da parte della citata società di un'offerta vincolante per l'acquisto dei complessi aziendali della Sanac, che dovranno essere ceduti unitariamente. Per l'eventuale convocazione di un tavolo sindacale Sanac si attende dunque l'evoluzione della procedura che è in corso. Come ricordato dall'onorevole Cavo, la situazione di Sanac si intreccia inevitabilmente con gli eventi in divenire riguardanti Acciaierie Italia. Riguardo quest'ultima è opportuno ricordare che è in corso un'interlocuzione tra il socio pubblico e la parte privata. Il Governo, nelle more, è intervenuto con specifiche disposizioni contenute nel decreto legge
numero 4 del 2024, per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici dell'ex Ilva S.p.A., qualificata quale stabilimento di interesse strategico nazionale. Inoltre, al fine di tutelare l'indotto, è stata disposta la prosecuzione dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Si ribadisce dunque l'assoluta urgenza alle priorità con le quali il Governo lavora al dossier ex Ilva e relativo all'indotto, che continuerà a fare tutto il possibile per garantire la continuità produttiva e occupazionale. Grazie. Di Sanac. Prego, onorevole Sanac. No, chiedevo se era di Sanac. Grazie, ringrazio il sottosegretario per questa risposta. Ovviamente sono soddisfatta per le indicazioni che sono arrivate. È chiaro che la notizia importante, la conferma, per ora era arrivata a mezzo stampa, il fatto che ci fosse una manifestazione di interesse per l'acquisto di Sanac, il fatto che il sottosegretario confermi che ci sia stata una manifestazione di interesse è chiaramente importante, unitariamente al fatto che questa manifestazione di interesse sia per tutti e quattro i complessi produttivi e per una vendita che è stato confermato deve essere unitaria, quindi si parla assolutamente non di spacchettamento ma di vendita complessiva e di attenzione del Ministero perché ci sia appunto un accompagnamento a una vendita di questo tipo. Chiaramente è importante le manifestazioni di interesse in una procedura che prosegue e che dovrà però concretizzarsi in un'offerta vincolante, quindi capiamo e recepiamo che c'è la manifestazione di interesse ma che si dovrà arrivare alla tappa successiva dell'offerta vincolante. Ovviamente seguiremo, è importante che ci sia stata l'offerta perché altrimenti non la manifestazione di interesse, perché altrimenti ogni ragionamento non sarebbe stato possibile. Seguiremo gli sviluppi augurandoci che l'offerta poi diventi vincolante, quindi si possa arrivare alla vendita effettiva. Capiamo dalle parole del sottosegretario che c'è attenzione del Ministero per l'importanza della produttività che Sanac garantisce per la realtà e l'eccellenza produttiva che è, e anche per il collegamento, perché il sottosegretario ha parlato di intreccio con Acciaieria Italia, quindi è ben presente l'intrecciarsi della vicenda Sanac con Acciaieria Italia e il fatto che rientri nell'orbita dell'indotto, quindi con le garanzie, con l'impegno che il governo si è preso per quanto riguarda tutta la parte dell'indotto ex Ilva e che in questa risposta viene assolutamente ribadito. Quindi impegno per quanto riguarda la parte ex Ilva e indotto Ilva e anche impegno che è stato ribadito nella frase finale del sottosegretario di garantire continuità occupazionale e produttiva a Sanac. Quindi direi che la soddisfazione c'è, continueremo a seguire la vicenda come abbiamo fatto con diverse interrogazioni nell'arco di questi mesi, pensando appunto che non possa avere a subire un'eccellenza di questo tipo per la mancanza di commesse da Acciaieria Italia, parte che forse è quella più semplice da risolvere, ma che se dovesse davvero esserci l'acquisto e il nuovo acquirente con un'offerta vincolante, ovviamente potrebbe esserci una prospettiva concreta e importante nel dialogo col sindacato che arriverà al momento opportuno come il sottosegretario ribadito. Grazie. Bene, allora per la definizione del piano per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti per il 2024. Prego. Sì, grazie Presidente, ma questa interrogazione diciamo è conseguente a quella che abbiamo già presentato la scorsa volta sul progetto di incentivi del Ministero per l'acquisto di autoveicoli e chiediamo rispetto al tema del sostenimento della filiera nazionale del contrasto alla concorrenza cinese il parere rispetto a tre proposte che facciamo, cioè prevedere un incentivo anche per diciamo l'Euro 6 endotermiche, che attualmente non prevede nessun tipo di incentivo, la possibilità di istituire un unico fondo e dunque non tipizzarlo per poi vedere, come è già successo nel passato, vedere parte consistente di queste risorse non utilizzate perché non gradite agli utenti. E come ultima proposta quella di prevedere per ciascun veicolo un punteggio ambientale
calcolato in base all'impronta di carbonio rilasciato dai vari tipi di autoveicoli in tutta la loro vita, e dunque non solamente dal tubo di scappamento, ma ripeto, valutando il percorso dall'inizio della produzione degli autoveicoli fino al tubo di scappamento. Grazie. Grazie onorevole Squeri, grazie Presidente. Il DPCM, condiviso con le altre amministrazioni concertanti, è stato predisposto a seguito di un approfondimento confronto con tutti i principali operatori del settore. Rispetto al precedente schema di incentivi sono previste significative novità. Allora, un incremento dei contributi per i veicoli elettrici, ibridi, plug-in, così da supportare al massimo la transizione energetica in coerenza con l'obiettivo delle misure natura delle risorse. Il maggior supporto alle classi meno abbienti, una maggiorazione dei contributi per ISEE inferiore a 30.000 euro. L'estensione degli incentivi a fronte di rottamazione Euro 5 con ISEE inferiore a 30.000. L'avvio di un progetto pilota per il NLT, noleggio a lungo termine. 3. Il ripristino degli incentivi anche per l'usato. L'estensione della platea dei beneficiari, comprendendo anche le imprese, flotte aziendali. Venendo allo specifico, alle proposte puntuali dell'interrogazione, si fa presente che lo schema di DPCM in approvazione assegna il 40% complessivo delle risorse alle vetture di classe 61-135 grammi chilometro CO2, storicamente quella che esaurisce la disponibilità in tempi più brevi. Qualora non si fosse confermato l'approccio di ripartizione tra segmenti, si sarebbe in corso il rischio di una totale o parziale esclusione del beneficio proprio delle categorie di autovetture a minore impatto ambientale, in evidente contrasto con la finalità della norma. Analoghe considerazioni possono essere estese all'inclusione del bonus per chi acquista un veicolo Euro 6 della classe 61-135, anche senza rottamazione. L'ampliamento dell'ambito oggettivo avrebbe comportato un assorbimento ancora più rapido delle risorse disponibili. In ultimo, circa la previsione di un punteggio ambientale per ogni veicolo calcolato all'impronta di carbonio rilasciata da questo nell'intero ciclo di vita, compresa la fase di produzione e trasporto, l'ipotesi è stata vagliata. Al momento, tuttavia, le difficoltà tecniche non sono compatibili alla necessità di adottare il piano in tempi brevi. Concludo questo mio intervento ricordando quello che ho anticipato prima anche all'onorevole Orlando, nel senso che domani è previsto alle ore 10 presso il Ministero delle Imprese proprio il tavolo automotive, e ad oggetto avrà proprio i nuovi contributi e le politiche dei crediti d'imposta per quanto riguarda l'ecobonus. Prego, onorevole Squeri. Sì, io ringrazio il sottosegretario. Devo dire che il progetto di incentivo è un progetto soddisfacente, e quello che è stato detto è assolutamente importante e coglie, diciamo, la quasi totalità di tutte le esigenze che questo tipo di incentivazione prevede, tutte tranne una a mio avviso, e io spero che nel futuro possa essere accolta anche questa, e mi riferisco proprio a equiparare dal punto di vista degli autoveicoli meno impattanti dal punto di vista ambientale anche gli Euro 6, perché come stiamo facendo a livello proprio di maggioranza, soprattutto in Europa ma anche in Italia, una battaglia per contrastare una visione unilaterale per cui solamente l'auto elettrica persegue il fine della transizione energetica nella mobilità, noi diciamo che non c'è solamente l'auto elettrica, che nell'ottica di una neutralità tecnologica, e fatemi dire anche del rispetto del singolo cittadino che poi deve scegliere che tipo di appunto autoveicolo acquistare, l'endotermico Euro 6
che ha la possibilità adesso in Italia di poter utilizzare biocarburanti al 100%, a nostro avviso è equiparabile senza indugio a quella che può essere valutata l'auto elettrica. E se poi appunto, un altro elemento di apprezzamento nei confronti di quanto è stato detto dal sottosegretario, l'attenzione all'impronta ambientale, perché siamo certi che se si facesse una valutazione nell'intero ciclo di vita e non solamente al tubo di scappamento, cosa che l'Europa ha fatto sancendo per l'appunto al momento il divieto di vendita dal 2035 di auto che non siano elettriche, capiremo che la neutralità tecnologica è il criterio migliore da utilizzare proprio non solamente in chiave di impatto ambientale, ma ancor più o comunque tanto quanto importante la possibilità che il cittadino possa scegliere poi quale tipo di percorso individuale di transizione energetica fare. Grazie. Grazie, ci fermiamo.